Cosa ha fatto? Salvato, lo vedi? Ho salvato. Cioè, non si è proprio spostato. Che passiamo noi? Ma io non ce la faccio sti più. Sti giovanotti destino mi bravi. Chiamate per 118. Ma che vuoi? Ma chi sei ancora? E basta, sta piazza in via, vai! Ma frate, ma come chi so? Ma che fa finta di non riconoscermi? Ma che sta a fare indiano questo? Io ma sto a fare indiano. Ma che davvero? Oh, io sto al baro di Buiacaro. Ancora saluta bagnata mio, cucina tipica di Roma. Lo sappiamo tutti, pure a casa, ormai chi ci segue da casa lo sa che tu non sei tipico di Roma, basta, ma con sta pantomima, basta. Oh, ma che devo di fare per convincerti che sono di Roma? Ma che ti devo cantare Lando di Fiorini, oh? Core di Roma, oh. Sì, allora guarda, adesso mi canti Lando Fiorini, va bene? Voglio sentire se sei di Roma, dai, forza. Curateli di Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma di tua. A cucina sono un prosciutto troppo poche di bontà. Vero? Allora io te faccio, allora. Pagliata non fa la stupida stasera, dammi la mano a fammi digerì. A frate, quello che parli di pagliata sciacqua te bocca, Ma che mi sciacqua la bocca? Così me la versa pure dalla pagliata, che la mangia a fa se poi mi sciacqua la bocca. E poi c'è il problema, no? Che pagliata non si può più trovare. Oh, sto in astinenza di pagliata, oh. Come un'astinenza di pagliata? Oh, c'è la banda della pagliata che ha smista. La banda della pagliata! Ma che sei matto, la banda della pagliata! Oh, guarda che c'è gente che va al confine di Svizzera, no? Con valigette piene! De sordi! De pagliata! Ah, gente, ma giro che la valigetta che la pagliata dentro! Ma che non leggi i giornali, oh? Oh, il sale 24 ore, il resto del pecorino, pagliata sera! Sì, la pagliata decimo d'olio e la porchetta dello sport, ma che sta te? Ah, frate, guarda, visto che pagliata non si può più fare, sai che ti faccio? Ti faccio zampe di ranocchia. E come me faresti? Come me? Saltate. Ah, frate, sto a scherzare. Beh, se mancherebbe altro. Che fai? Le battute le devo fare io e devo fare gli altri comici. Non le deve fare lei. Vada a lavorare se c'ha sto ristorante. Ah, frate, ma che va a lavorare? Ma sai come siamo noi di Roma, no? Ma che siamo noi di Roma? Non è che ci va Oh, poi c'è gente che lavora al posto mio, no? C'è una ragazza tipica di Roma che lavora al mio posto. Oh, finalmente, meno male. All'ultima puntata è uscita fuori una persona di Roma. Ah, sono molto contento. Ferro! Chiami questa persona. Luminita! Chi? Luminita! Luminita è di Roma, Luminita! Luminita, quando che ti chiamo devi divenire! Ma porca ah, Luminita, dai, entra, stiamo a fare la trasmissione, non è che qua stiamo a giocare, Con calma, Luminita, con calma. Una c'ha bisogno dei suoi tempi. Ah, frate! Ma che vai di prescia? Oh, e vado di prescia sì, io, quando caspini e caretta, Lumini. Oh, ma fammi capire cosa? Tu vai di prescia quando ti pare, per pagare sei lento. Oh, ma che davvero di davvero? Oh, ma la senti questa, oh? Oh, ma chi ha spinge sta caretta? Non ho capito, chi ha spinge, lei o ha spinge lei? Tanto per iniziare davvero davvero lo dico io, ma che davvero davvero? No, di davvero mo lo dico io! Ma che davvero davvero? Devi pagare, la devi pagare, se ha lavorato questa ragazza, la devi pagare. Ma che devo pagare, oh? Ma io non do proprio niente, ma che davvero di davvero? Ah, non mi devi pagare! Frate, a me se mi fai girare rotella ti piove una orecchia ti sgrullo come cicoria! Hai capito o no? Che ti dico? Mazza, questo è proprio di Roma, oh! Oh, gli è partita la ciabatta! Al ristorante è meglio che gli parta la brocca, no? Ma questa... senti questo! Ma che davvero di davvero! Questa tu dici questa? Questa qua gli è parte davvero la ciabatta? Ma chi dici questa, oh? Mica sono tua sorella io, Oh, vedi che è croata, oh! Ma si sente che è croata, Oh, è croata una cifra, È proprio croata una cifra! Ma sei sicuro che conosce la cucina romana, sta ragazza? Certo. Oh, ma mi possino cercate, oh? Ma che cercate? Oh, mi possino cercate? Oh, digli un po' tutti quanti i piatti di giorno che ci abbiamo, digli i giorni, dai. Frate, ma non c'è problema, Non c'è problema! Noi ci abbiamo la cassola... Che ci avete? La cassola! Mamma mia! Ci abbiamo la piadina romanola e le orecchiette con le cime di repa! Brava e bella! Questi sono piatti... tipici romani, io li mangerei tutti. Giusto. Soprattutto la cassola. Io la cassola, aia e olio, ma la mangio la cassola. E non so ma cassole. Che? Ma come che davvero davvero? No, ma che davvero di davvero. Ma che la cassola che è tipica di Roma? Ma che mi state a coglionare, porco di Giudo? Ma che davvero davvero? Oh, calmo. Oh, che? Ma che è questo atteggiamento? Ma mi posso cercarlo? Questi sono piatti tipici di Roma. Se lo dici. E perché? Allora vengo a cena. Allora se... Vengo a cena con lei, magari ci beviamo anche una cosa insieme, Che dici? Ma come che dici? Che? Ma a me mi ha fatto mangiare grasso di fegato. E fate venire. Il grasso di fegato? E mo hai deciso di venire. Ma che l'ha vista?
Oh, ma che non mi hai visto, frate? No, e che non ho visto? È apposta, dico che non l'ha vista. C'hai l'occhio tavolo... col prosciutto, c'hai. C'è l'occhio col prosciutto. C'è l'occhio col prosciutto, te, c'hai. C'è ma c'è il melone col prosciutto, ma che è davvero? Sì. Senti, bello, ma che faccio? Ma che oh. Ah, frate, che faccio, tavolo per due? Fai un tavolo per due. E allora mo chiamo cuoco che tipico di Roma che avverto che prepara. Aziz! Aziz di Roma! Aziz, che ti avevo detto? Che questo c'è cascato con ragazza, oh, sto broccolone, oh. Ma che broccolone? Che... broccoletto. Ma che è una cosa che non ci si crede proprio. Una cosa che... Oh, mi ha fregato pure a me, oh! A Ludovic, basta, pure te ti metti a fare la cameriera, mo tocca andarci la vera a mangiare questo, non hai visto che maglietta? Dove? De Campo dei Fiori? Vabbè, ma sai io che ho pensato, stiamo all'ultima puntata, poi con sti chiar de luna, insomma, una si sceglie la strada alternativa, Ma con la tua bellezza e la tua bravura, tu non c'hai bisogno di trovare altre strade, l'unica strada che devi percorrere è qual quella è? Che ti conduce a me. Oh, Marinaglie, Ma che davvero di davvero? Se ci provo adesso. È finita, fammici provare adesso. Senti, ma lo sai che i nostri prossimi comici hanno fatto tanta, tanta, ma tanta strada, ma alla fine sono riusciti ad incontrarsi. Ho capito, lui è di Roma e lei di Milano, vero? Perfetto. E chi so? Sono i sequestratori. Oh, ma che c'è il salame sulla lingua? I sequestratori. E dai, bella.